Le Fiat? Sì. Da quanti anni lavora alle Fiat? Ma io sono dal 1987 che sono entrato alla Fiat di Rivalta, sono stato assunto a novembre dell'87 e ho lavorato sempre in lastra operatura. Tu invece? Lavoro in Fiat dall'89, sono quasi 23 anni. Quanti anni hai tu? Quanti anni? Gli anni... No, di età, di età. Di età e ne ho 45 per ora, però ne compirò 46 in un anno, quindi... Pensi che rientrerai in Fiat? Ma come si presume, diciamo, tutto l'andamento come sta andando, in base, diciamo, ai piani industriali che sta mettendo in campo Marchionne, sembra che questi piani industriali non esistano, perché sono tutti all'oscuro di tutto. Infatti anche oggi notiamo che hanno presentato le nuove macchine, la Tema e l'altra macchina, un SUV, che l'hanno portato qui a Torino, e Marchionne sosteneva ancora che, nonostante i sindacati del sì, che avessero detto i modelli, cosa aspettiamo ad annunciarli questi modelli, Marchionne ha detto no, io posso annunciare qualsiasi cosa, o se lo voglio fare o non lo voglio fare non mi interessa nulla, perché tanto in America dicono che fanno così quei sindacati dell'UAU lì, c'hanno degli accordi che quando escono i nuovi modelli lui sostiene che, dice che almeno quelle che oggi dicevano i giornali, che c'era scritto che lui può decidere cosa vuole, i modelli che deve portare, non in base agli accordi che fanno i sindacati del sì, che prima promettono una cosa e poi ne dice un'altra. Lui ha fatto mille promesse, ma non ne ha mantenute neanche una. Tu invece cosa pensi? Io penso, appunto, condivido quello che dice lui, che Marchionne fa delle false promesse, prendendo in giro tutti quanti, e anche con questa votazione che noi, per esempio, non stiamo facendo una rotazione come gli altri, è da febbraio che io ho lavorato 5 giorni e quando gli altri lavorano 5 giorni al mese. Tu, Michele, quanti giorni hai lavorato? Io ho lavorato, diciamo, da quando è stata annunciata la cassa integrazione straordinaria, abbiamo lavorato, almeno io ho lavorato, da febbraio fino adesso, che nel mese di ottobre praticamente ho accumulato solo 3 o 4 giorni, no, forse 3 giorni lavorativi. Ah, ancora meno di Rosaria? Sì. Come mai? È perché questa qui si preannunciava una rotazione in base all'organico personale, che loro sostenevano che doveva essere il 25% del personale che negli addetti in fabbrica. Invece a noi non ci risulta, perché questa cassa qui è illegittima. Illegittima perché non è stata fatta una rotazione come si deve. Diceva, Rosario dice, parlava di discriminazione. Ti senti discriminato? Ma a questo punto sì che mi sento discriminato, sia dal capo squadra che ad altri superiori, perché non è possibile che qua c'è gente che lavora tutti i giorni, diciamo quei 3 giorni alla settimana, e poi c'è gente che non lavora mai. Qui non entra mai nessuno in questa fabbrica. Sei iscritto a qualche sindacato? Ma io sono dei Copas. A proposito dei Copas, io vedo questa fabbrica la vedi tutta nuda, no? Sembra che è sempre una palude questa fabbrica, non c'è nessuno. Qua c'era un formicaio prima. Però voglio dire, anche questi sindacati concertativi, no? Questi qui che hanno votato per il sì, ci accusavano a noi perché noi eravamo falsi profeti. Invece non è così, che ci dicevano che voi, se io mi ricordo queste parole, non è che me ne dimentico, che proprio un sindacalista, senza fare nome, di questo sindacato che ha votato il sì, ha detto voi farete diventare una palude qua votando il no. Invece non è così, perché se avessimo votato no, cosa sarebbe successo? Cioè, secondo una mia opinione non sarebbe successo niente assolutamente, perché votando il no, questa fabbrica rimaneva qua, non che Marchionne continua a fare ancora ricatti, nonostante è passato anche del tempo, vede, perché a gennaio abbiamo fatto il referendum, però siamo ad ottobre e lui continua ancora a ricattare le persone. L'ha fatto oggi, ripetendo quello di prima, dicendo che lui non deve annunciare nessun modello per questa fabbrica, ma non solo per questa, ma anche per tutti gli altri stabilimenti. Che prospettive hai tu di rientrare in Fiat? Nessuna prospettiva, secondo me
rientriamo più. Tu pensi di rientrare? No, quello che penso io è che diciamo con questi modelli di nicchia, perché qui si parla di... Non c'è nessun futuro. Qui si parla di un modello solo di un SUV, che Marchionne vorrebbe portarlo qua. E con questo SUV, secondo me, in base alla produzione che vogliono fare, non garantisce tutta l'occupazione che c'è. Quindi, parlando proprio di discriminazione, secondo me, quello che mi risulta è che gli indesiderati, tipo quelli che hanno dei codici che sono idonei, con queste attività produttive qua, secondo me non ci faranno più rientrare. Allora, tu sei andato a Roma? Sì. Per quale motivo sei andata a Roma? Sono andata a Roma contro appunto il piano Marchionne, contro appunto questa cassa integrazione, contro la crisi, contro anche la riforma Gelmini per gli studenti, i precari, un po' tutto. Ha dei figli? Secondo te hanno prospettive? No. Lavorano i tuoi figli? Mia figlia sì, e due sono studenti. Tua figlia lavora, quante ore lavora al giorno? Mia figlia lavora 3 ore al giorno, quindi fa un part time. Non per sua scelta? No. Perché non trova altro lavoro? Non trova lavoro, sì. E chiaramente sta a casa vostra? Sì.